tema di informazione ovviamente è un tema che ci è molto caro, per cui direi che è davvero uno dei temi principali. Io farei un veloce ulteriore giro di domande che mi sono in qualche modo venute in mente ascoltandovi, anche se poi mi piacerebbe, se avete voglia e tempo, insomma, che anche chi è seduto lì magari intervenisse e chiederci qualcosa. Andrei nell'ordine in cui vi vedo, per cui chiederei subito a Dario. Il tema della prevenzione, dell'educazione alla legalità, lo diciamo poco fa, penso siamo dei temi fondativi anche di Adio Pizzo. Allora ti chiedo intanto il vostro lavoro nelle scuole, credo sia un lavoro molto da valorizzare e valorizzato. Mi piacerebbe capire quali sono le reazioni che hanno appunto gli studenti quando andate a raccontare del vostro lavoro e del perché lo fate. Però anche dall'altra parte piacerebbe che ci raccontassi un po' come si sta evolvendo Adio Pizzo, perché oltre a Adio Pizzo Travel penso che si stia un po' muovendo, e mi chiedo se non c'è un progetto anche di fare qualche Adio Pizzo a Milano. Il lavoro nelle scuole è probabilmente quello più che dà maggiori soddisfazioni, anche se molto spesso magari i risultati non si vedono immediatamente. Del resto la nostra generazione, la mia generazione, è figlia di quelle attività fatte nelle scuole l'indomani delle stragi. Io ricordo che avevo 13 anni e è stato proprio in quel periodo lì che ho cominciato a interessarmi al fenomeno mafioso e della lotta alla mafia, ovviamente. Con i ragazzi soprattutto si riesce a instaurare anche un film particolare legato al fatto, e questo è un vantaggio che possiamo vantare, di essere dei ragazzi che parlano ad altri ragazzi. Questo solitamente permette ai più giovani quindi di identificarsi in qualche modo e evitare quel distacco che solitamente si ha con quei grandi personaggi, no? Il messaggio del Pio Pizzo è semplice: tutti possiamo fare qualcosa, è alla portata di tutti, non bisogna essere persone straordinarie. Del resto, per esempio, penso a Rita Borsellino, lui le diceva spesso: non mi va che si pensi a mio fratello, a Paolo Borsellino, come un eroe, perché se lo si percepisce in questo modo si dà per scontato che lui debba fare certe cose e quindi non è compito nostro. Per noi è semplicissimo, perché siamo dei semplici cittadini, e quindi questo messaggio arriva direttamente ai più giovani e li mette in qualche modo in moto e gli fa assumere le proprie responsabilità, le loro responsabilità. Soprattutto anche al di fuori della Sicilia, io più di altri ho avuto la possibilità in questi anni di girare, di fare numerosi incontri, e vedo come ci sia molta curiosità e molta voglia di sostenere la nostra realtà. Ci sono una coppia di toscani che è venuta a trovarci in Sicilia, che hanno fatto, diciamo, il viaggio per una settimana con noi, e dopo hanno fatto una loro ricca donazione dicendoci: noi non lo facciamo perché vogliamo sentirci a posto, ma ci sentiamo ormai parte della famiglia del Dio Pizzo in qualche modo. E qui mi collego alle nuove iniziative, proprio in chiusura appunto di questo percorso che dura da anni al di fuori della Sicilia. Abbiamo creato una nuova realtà, Dio Pizzo Community, che è un'associazione figlia del Dio Pizzo in qualche modo, che vuole mettere in contatto tutte le realtà che sono conosciute in Italia in questi anni. Soprattutto vuole utilizzare uno spazio web per dare la possibilità a tutti di far sentire la propria voce, di scambiarsi esperienze e iniziative, di mettere anche a disposizione la popolarità di cui gode Adio Pizzo, la visibilità di cui gode Adio Pizzo sia nell'opinione pubblica che sia nei media, e quindi mettere a disposizione tutte quelle realtà silenziose, spesso quasi invisibili, ma che ci sono e sono molto attive nel territorio italiano. Noi abbiamo avuto la possibilità appunto di conoscerne diverse. E questa è una sfida, diciamo. Il portale entro un mese dovrebbe essere a tutti gli effetti pronto, quindi poi speriamo che ci possa essere il contributo da parte di tutti. Un'altra, un'ulteriore iniziativa è quella di dei prodotti a marchio Pizzo Free, così come i prodotti di Libera, sono nati prodotti appunto di quei produttori che non hanno un negozio fisico
e quindi non possono, come fanno la maggior parte di quelli che sono inseriti nelle nostre liste, nelle nostre guide, mettere la vetrofania, il simbolo della campagna di consumo critico, per permettere ai cittadini che vogliono consumare di identificare quel negozio come un negozio pizza free e quindi consumare loro. Quindi con questo marchio nei prodotti, quindi possiamo ritrovarli, perché i prodotti appunto che vengono commercializzati anche fuori, possiamo... Però ci può essere tutto il sostegno possibile da parte nostra, l'esperienza maturata negli anni al servizio di chiunque, ma è qualcosa che ovviamente deve partire dal basso. Non si può, così come non si può trapiantare la democrazia, non si può esportare la campagna di Addio Pizzo, nel senso che ogni realtà ha le sue particolarità. Però sicuramente è possibile trovare la strada. Io penso che nel momento in cui uno si ponga la domanda cosa io posso fare per... si trova automaticamente la risposta, si troveranno le strade. Già porsi la domanda è una vittoria. Poi, riporto diciamo alla mia esperienza personale, raccontavamo poco fa a cena come un gruppo di studenti di Bologna, di giurisprudenza, che hanno fatto un viaggio organizzato da noi in Sicilia, abbiamo fatto appunto il pieno di entusiasmo, non siano ritornati a Bologna, li rincontrerò per l'ennesima volta domani, e vogliono creare un presidio di Addio Pizzo anche lì a Bologna, quindi da quel viaggio in poi non ci siamo più persi, ed è un modo per scambiarsi un po' le esperienze. Grazie, grazie davvero.